Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione di questo libro, La mafia a Viterbo. E qui sul palco Daniele Camilli, che è l'autore, alla mia sinistra, alla mia destra l'avvocato Giacomo Barelli, che è il presidente dell'Osservatorio Legalità Viterbo. E il libro La mafia a Viterbo è stato già presentato nel mese di gennaio, ma fa molto piacere vedere, immagino Daniele, tutta questa gente che è a distanza di mesi e nutre tantissimo interesse per questo tuo lavoro. Un libro che affronta una tematica sicuramente molto interessante quanto delicata, quale l'infiltrazione della malavita organizzata all'interno del tessuto sociale ed economico della Tuscia. Con l'autore cercheremo di capire come appunto si articola questo lavoro, come nasce, quali sono le tematiche portanti di questo lavoro. E la prima domanda che volevo farti è appunto come hai deciso di scrivere questo libro, perché hai deciso di fare un libro dal titolo così forte come La mafia a Viterbo? Allora, innanzitutto grazie Roberto, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Il libro nasce da due esigenze. La prima è che a Viterbo la mafia c'è, e non sono soltanto io a dirlo o altre persone, ma soprattutto gli ultimi riscontri evidenziati anche dalla stampa locale, che sulla questione della mafia, diciamo, è stata un po' assente, ma ultimamente comincia ad interessarsene con una certa attenzione. Quindi da una parte la mafia c'è, dall'altra sentivo, io e anche altre persone che hanno accompagnato il percorso di scrittura del libro, l'esigenza di mettere a sistema i primi segnali che già sono emersi tra il 2009 e il 2010 per fornire poi una chiave di lettura sia alla cittadinanza sia a chi si occupa poi di questo tipo di argomento. Il problema della mafia, delle infiltrazioni malavitose nel viterbese, emerge già nel 2009, nel 2010, ci sono i rapporti della direzione investigativa antimafia che lo mettono in evidenza, indicando anche tutta una serie di zone di possibile infiltrazione sul territorio. Già nel 2010, ad esempio, la DIA parlava di Fabbrica di Roma, e adesso a Fabbrica di Roma vediamo che sono stati sequestrati, sconfiscati due edifici nel corso di un'inchiesta. Adesso vediamo che a Fabbrica di Roma è esplosa anche una bomba qualche tempo fa, eppure su questa bomba, nonostante le rassicurazioni che vengono date dalle istituzioni, ci sono tutta una serie di dubbi e ci sono tutta una serie di indagini che non vanno in direzione della criminalità comune, ma in direzione della criminalità organizzata. Quindi il libro, Roberto, nasce da questa esigenza, da un'esigenza essenzialmente di legalità da una parte e dall'altra di analisi e di messa a sistema di tutta una serie di segnali per poter appunto avere una chiave di lettura. Quello che è stato prodotto nel libro viene messo a sistema e rilanciato verso il futuro. A proposito di legalità, il Caffeina di quest'anno, 2012, ha dedicato un'intera sezione proprio a questo tema. Sono passati per i palchi di Caffeina, in quello che è stato definito appunto il ciclo della legalità, magistrati come Cantone, sarà presente Maria Falcone, che è la sorella appunto del grandissimo Falcone, è passato Giuseppe Ayala. Sarà con noi anche Gratteri, Pietro Grasso, che arriverà appunto in città domani, il procuratore nazionale antimafia, e il magistrato Pignatone, che si è occupato di lotta all'andrangheta. Passiamo con questo la parola al presidente dell'Osservatorio Legalità Viterbo. Il libro di Daniele fa un po' il punto della situazione, o perlomeno tenta di dare un quadro di quella che è la situazione delle infiltrazioni malavitose nella Tuscia qua a Viterbo. Forse un po' in conseguenza di questo primo punto è venuta fuori l'idea di costituire un osservatorio legalità a Viterbo. Volevo chiederti se è così, cioè se questo libro ha dato lo spunto, se questo lavoro giornalistico che Daniele Camilli ha portato avanti sulla città di Viterbo, dapprima con degli articoli usciti su un quotidiano locale che poi si sono condensati in un lavoro più massiccio all'interno di questo libro, e volevo chiederti quali sono le attività di questo osservatorio legalità, come si muove, se potevi raccontarci appunto quello che state facendo. Sì, microfono. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia. L'Osservatorio Legalità è nato 4 mesi fa anche in virtù, diciamo, delle
cose scritte nel libro da Daniele. Il libro di Daniele è stato sicuramente uno stimolo a costituire anche nella nostra città un'associazione che in qualche modo faccia il punto e promuova quella che noi nel nostro piccolo chiamiamo la cultura della legalità. È evidente altresì che l'osservatorio non parla soltanto di questioni legate alla criminalità mafiosa, ma si occupa di una legalità a 360 gradi e quindi della legalità intesa anche come promozione e difesa dei diritti civili, in sostanza per trasformare questa parola vuota, appunto legalità, in un qualcosa di concreto, dare corpo alla parola legalità anche all'interno della città di Viterbo. Come? Monitorando quello che succede, cercando di porre e mettere l'attenzione su cose che magari alla maggior parte delle persone passano in secondo piano e facendo presente quello che secondo noi sono indizi di un qualche cosa che magari si sta infiltrando all'interno del nostro tessuto sociale. E volevo, diciamo, in qualche modo introdurre l'argomento qui a Viterbo sulla mafia dicendo questo. Ne parlavamo qualche giorno fa proprio nel ciclo che ricordava qui di Caffeina, ricordava Roberto, con il dottor Cantone, noto per essere stato magistrato della direzione distrettuale antimafia a Napoli, noto alle cronache per essere stato uno di quelli che ha in qualche modo decapitato la camorra, il clan dei Casalesi, amico di Saviano. E dicevamo appunto, molto spesso in città come Viterbo o altre città d'Italia considerate tranquille si commette l'errore di andare alla ricerca del fenomeno mafioso utilizzando quei parametri che invece si utilizzano in Sicilia o in Calabria per in qualche modo monitorare il tasso di criminalità. Per spiegarci, in Sicilia e in Calabria si va a guardare il numero degli omicidi, il movimento dell'usura, si vedono un attimino i movimenti dei clan. È evidente che in territori come quello di Viterbo o, come diceva Cantone ad esempio, Parma o altre città che noi potremmo immaginare soprattutto del nord Italia piuttosto tranquille, utilizzare quei parametri porta molto spesso ad avere una realtà, ad avere una visione della realtà falsata. Cioè, se noi utilizzassimo il parametro utilizzato in Sicilia per vedere l'evoluzione del fenomeno mafioso, utilizzando appunto gli omicidi, il numero dei clan presenti sul territorio, dovremmo dire che la nostra città è altamente tranquilla, così come diceva Cantone, sosteneva ad esempio il prefetto di Parma, cosa che è successa anche con il prefetto di Viterbo, Daniele lo riporta nel libro, che non mi ricordo l'anno, il prefetto Aronica nel 2010 appunto scriveva o comunque commentava dicendo che a Viterbo la mafia non c'è. Utilizzando appunto questi parametri utilizzati per il sud dell'Italia, noi potremmo convenire sia con Aronica sia come diceva il prefetto di Parma che la mafia in queste città non c'è. La realtà è ben diversa, perché ad esempio raccontava Cantone per quello che riguarda Parma, non sapeva il prefetto di Parma, l'ha saputo poi quando la direzione distrettuale antimafia di Napoli l'ha arrestato, che più volte uno dei maggiori esponenti del clan di Casalesi si incontrava con tantissimi del consiglio comunale, non quello di oggi con il sindaco, diciamo, della lista Grillo, quello precedente, si incontrava con il capogruppo in consiglio comunale, quindi diciamo che la mafia nella sua città, la camorra, perché poi parliamo di mafia, non dovremmo parlare di mafie perché sono varie le organizzazioni criminali che operano sul territorio italiano e non solo. La stessa cosa accade a Viterbo e quindi sono altri gli indici e diciamo, i parametri da utilizzare per vedere se all'interno di una città così tranquilla o cosiddetta tale c'è o comunque comincia ad esserci un fenomeno criminale. Ad esempio quello della circolazione dei soldi, ad esempio quello dell'infiltrazione all'interno di società apparentemente sane di capitali provenienti invece da organizzazioni criminali. E questo è l'errore soprattutto che si fa molto spesso. Come diceva Sciascia tanti anni fa, la linea della palma si è alzata. Oggi qualsiasi magistrato della direzione distrettuale antimafia ci dice che non c'è un territorio su tutta la nazione che purtroppo non sia infiltrato dalla mafia, e così è anche quello di Viterbo. Si tratta soltanto di cominciare a vedere quali sono gli indici, cominciare ad osservare quello che succede con appunto dei parametri diversi rispetto a quelli finora utilizzati. Grazie Giacomo, colgo la situazione che hai appena illustrato per ricordare quello che pochi giorni fa proprio Giuseppe Ayala, storico amico di Falcone e Borsellino, ha detto nel suo intervento a Caffeina: finché la mafia non uccide non ci si rende conto della sua presenza sul territorio. Fortunatamente nel viterbese non ci sono ancora stati fenomeni di uccisione, cioè il braccio armato, il braccio violento dell'organizzazione criminale non ha mai avuto modo di manifestarsi.
Questo però non significa che il territorio sia immune da questo fenomeno e ormai diversi libri, diversi giornalisti, autori iniziano a parlare delle infiltrazioni malavitose, come diceva appunto Giacomo, a diversi paralleli. Ad esempio recentemente un altro giovane giornalista come te ha scritto Linea Gotica, dove affronta il discorso delle infiltrazioni malavitose nel nord. Recentemente, pochi mesi fa, Saviano parlò delle infiltrazioni dell'Andrangheta, in particolar modo nel milanese, quindi Milano, il luogo cardine dell'azione attuale dell'Andrangheta. Volevo chiederti come si infiltrano le mafie in un territorio tranquillo come può essere quello di Viterbo, pur non dando dell'occhio attraverso uccisioni o azioni particolarmente violente. Guarda, prima di evidenziare i segnali di infiltrazione sul territorio bisogna sempre partire da un dato, dall'analisi economica, dall'analisi sociale, dall'analisi del tessuto antropologico dove poi queste infiltrazioni intervengono. Che cosa è accaduto ad esempio a Viterbo, nella provincia di Viterbo, nel corso degli ultimi 30 anni? La nostra è una provincia agricola che ha una cultura contadina, che ha una conformazione proprio antropologica di tipo contadino. Poi a partire dagli anni 70 si è tentato appunto di cambiare questa impostazione, così come è avvenuto poi nel resto d'Italia, e di impiantare dalle nostre parti, il polo di Civitacastellana ne è l'esempio, anche Civitavecchia ne è un esempio, sebbene Civitavecchia ricada nella provincia di Roma, diciamo un punto di riferimento della provincia viterbese. Si è tentato di cancellare la cultura contadina e di sostituirla con una cultura operaia che non ha avuto nemmeno il tempo di attecchire, perché il boom economico è degli anni 60, il tentativo di trasformare il tessuto economico è degli anni 70, già alla fine degli anni 70 questa impostazione crolla, frana, per cui abbiamo un territorio che ha subito una trasformazione economica e sociale che è rimasta incompiuta, e come tutte le trasformazioni economiche e sociali rimaste incompiute, questo lascia un vuoto di identità. Poi su questo vuoto di identità si è innescata una crisi economica che non è vero che è cominciata nel 2008 o l'anno scorso, è una crisi economica che va avanti dagli anni 80, poi ci sono fasi più o meno acute, fasi più o meno alte, però è una situazione che tira avanti da diverso tempo. Tutto questo da una parte ha visto la completa assenza della politica, cioè la politica intesa come capacità di programmare il futuro di un territorio, di fare una sintesi del futuro che si vuole dare a questo territorio. Dall'altra però si è assistito ad una trasformazione scoordinata dello stesso. Se voi prendete la provincia di Viterbo e la guardate dall'alto, cioè da nord a sud, noterete a sud un'espansione edilizia incredibile dell'area metropolitana romana. Prendete l'autobus da Saxa Rubra fino a Viterbo e noterete tutta una serie di centri residenziali che sono sorti nel corso degli ultimi 10 anni. Quella è l'area metropolitana che avanza. Un'area metropolitana che non si porta appresso soltanto le case, che non si porta appresso soltanto l'edilizia, il cemento, ma si porta appresso pure tutte quelle che sono le contraddizioni tipiche di un'area metropolitana. Ora, il territorio di Viterbo è pronto a gestire queste contraddizioni tipiche di una città, di una metropoli come Roma? Probabilmente no. Probabilmente non è capace nemmeno di riconoscerle, però queste avanzano. Trasformano il tessuto urbano, Monterosi, Cura di Vetralla, sono diventate, se ci fate caso, delle vere e proprie borgate, tra virgolette, romane, cioè zone periferiche romane. Cura di Vetralla somiglia molto di più ad una zona come Labaro o Saxa Rubra piuttosto che ad un paese rurale. E Cura di Vetralla, faccio questo esempio perché io vengo da quelle zone quindi ce l'ho più vivo nella memoria, e Cura di Vetralla è al confine invece con una realtà come Vetralla che invece è rimasta tipicamente contadina.
A nord che cosa succede? Succede che c'è a nord, così come sul litorale, un abbandono progressivo delle terre, un abbandono progressivo delle coltivazioni, quindi una scomparsa lenta dell'agricoltura. I dati dell'ultimo censimento lo mettono in evidenza: nel giro di 10 anni, tra il 2000 e il 2010, è scomparso il 48% delle aziende agricole, c'è un 12% di superficie agricola utilizzata in meno. Logicamente non si coltiva più, ma che cosa può, ma la terra resta, e che cosa avverrà su quella terra? Forse potrebbe avvenire quello che già capitò a Roma nell'agro romano durante gli anni 70 e 80, la cosiddetta agricoltura d'attesa, cioè terre agricole che non vengono più coltivate e sono in attesa di qualcos'altro, in attesa di un impianto eolico, in attesa di un impianto fotovoltaico, in attesa di una speculazione edilizia. Quello che conta però in tal caso è vedere se nel corso di questa attesa, nel corso dell'attesa di una variante magari al piano regolatore, interviene qualcuno che opziona le terre, cioè promette al proprietario terriero di acquistarle ad un prezzo maggiore rispetto al valore agricolo della terra. Quindi la domanda che dovrebbe sorgere a quel punto è: perché questa persona va ad opzionare le terre? Perché è un benefattore? Oppure perché ha rapporti con la pubblica amministrazione e quindi già sa che prima o poi interverrà una variante al piano regolatore? E come mai c'ha questo tipo di rapporti? Chi è che gli passa queste informazioni, che oltre a determinare una situazione scorretta dal punto di vista della concorrenza, diciamo così, fa pensare pure a dei rapporti, come dire, che non sono sani dal punto di vista imprenditore imprenditore e pubblico amministratore. Poi non solo, c'è un territorio che vive una crisi economica notevole, alti tassi di disoccupazione. Viterbo è considerata la porta del sud, vive, e questo lo si evidenzia ad esempio andando a prendere i dati della Banca d'Italia. Viterbo, la provincia di Viterbo, c'ha i più alti tassi di sofferenza economica d'Italia, mentre nel resto d'Italia sono aumentati in un anno del 34%, a Viterbo sono aumentati del 50%, 54%. La sofferenza che cos'è? Cioè è l'incapacità dell'imprenditore di far fronte al debito che ha contratto con la banca. Quindi questo tipo di sofferenza è innanzitutto una sofferenza legata alla liquidità, e l'assenza di liquidità è un'altra delle caratteristiche tipiche della crisi. Però va pur detto questo, che mentre la crisi determina assenza di liquidità per l'imprenditore, non la determina per le organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali sono le uniche che in una fase di crisi dispongono di liquidità, e magari questa liquidità la possono innescare, la possono mettere a disposizione delle aziende che stanno per fallire, che si ritrovano salvate, ma si ritrovano salvate con dei soldi che magari poi gli si chiede di riciclare, che poi gli si chiede di investire in un determinato modo piuttosto che un altro. Sempre per quanto riguarda la trasformazione del territorio, la stessa città di Viterbo ha subito un cambiamento radicale negli ultimi 20 anni. Chi è viterbese si ricorda che nel 1994, prendo questo come anno di riferimento, Viterbo arrivava a Via Garbini. Dopo Via Garbini c'era tutta una campagna sterminata e poi cominciava il Poggino. Nel giro di 20 anni c'è stata un'altra città. E la domanda da farsi è: questo sviluppo edilizio come è stato gestito? Questo sviluppo edilizio come è stato programmato? È andato, ha seguito una linea tracciata in precedenza o spontaneamente? E su questo sviluppo spontaneo, se spontaneo è stato, che cosa ci si è innescato? Quindi prima di individuare i segnali vanno sempre calati all'interno di un contesto che va analizzato e che va, attenzionato, tra virgolette, il più possibile. Quali sono questi segnali? Innanzitutto quelli che vengono dai rapporti delle direzioni investigative, come ho citato prima.
quelli che vengono dalle associazioni, parlo dell'associazione Caponnetto, parlo dell'associazione Lega Ambiente, parlo dell'osservatorio Rosario Livatino, attivo in provincia, parlo di Libera, parlo di tutta una serie di associazioni che su questo territorio stanno denunciando le infiltrazioni malavitose da anni. Da anni, io sono l'ultimo arrivato in questo tipo di ragionamento, il primo fu addirittura Peppe Sini che negli anni 80 cominciò ad individuare tutta una serie di movimenti che secondo le sue interpretazioni non quadravano così tanto. Poi ci sono tutta una serie di segnali che vengono pure dalla stampa, ho citato prima i due terreni confiscati, che si vanno ad aggiungere ad un'azienda agricola confiscata a Vignanello lo scorso anno, che si vanno ad aggiungere ad altri 5 terreni più un'azienda che sono stati confiscati fino al 2010, terreni che si trovano Montefiascone, Viterbo, Nepi, per cui facendo un po' la somma già ci sono 6, 7, 8, 9 beni che sono stati confiscati dal governo in questo territorio, beni riconducibili ad un'attività criminale organizzata. E non è che lo dico io, basta andare sul sito del governo, sul sito apposito del Ministero degli Interni e questa cosa la si vede. Altri segnali, nel gennaio proprio di quest'anno, dopo una sequela di incendi su cui la magistratura sta indagando, aspettiamo l'indagine della magistratura, però mette caso, insomma fa specie come si dice, vedere 7 incendi scoppiati consecutivamente in 7 mesi in 7 attività di tipo commerciale. Questo, Daniele, insomma, è già un segnale della violenza, se vogliamo. Quantomeno o è un percorso di autocombustione, cioè una filiera che becca, cioè il Padre Eterno se l'è presa con le con mondo convenienza, poveraccio, l'ultimo che mi viene in mente, oppure sarebbe opportuno andare a vedere. C'è stata un'intervista fatta dal Messaggero nel gennaio del 2012 ad un imprenditore che denuncia di pagare il pizzo a Viterbo in una zona che si trova in quella parte di espansione edilizia di cui abbiamo parlato prima, e denuncia una situazione che va avanti, almeno per quanto riguarda lui, da diversi anni. Quindi ci sono tutta una serie di segnali, ma i più clamorosi secondo me sono due. Uno è un'indagine portata avanti dalla Procura di Napoli, dove non si parla espressamente di mafia in quel caso, però è evidente l'esistenza di un'organizzazione che vede un traffico di stupefacenti organizzato a livello nazionale e organizzato anche a sud della provincia di Viterbo. Ci sono tutta una serie di territori che entrano a far parte di questa inchiesta della Procura di Napoli che è cominciata diverso tempo fa. Poi ce n'è una ancora più clamorosa, dove invece si parla esplicitamente di associazione per delinquere di stampo mafioso. Ora, in quel caso siamo arrivati addirittura alle richieste di rinvio a giudizio, non presso la Procura di Viterbo, ma presso la Procura di Perugia. Nelle richieste di rinvio a giudizio deciderà la magistratura, sarà la magistratura ripeto, parto dal presupposto della presunzione di innocenza che è un cardine costituzionale, lo è per la Costituzione, lo è per me e dovrebbe esserlo per qualsiasi cittadino. Se però la procura è arrivata a chiedere il rinvio a giudizio, avrà i suoi buoni motivi, no? Queste richieste di rinvio a giudizio riguardano oltre 150 persone e il primo capo di imputazione, me lo sono segnato perché è importante essere precisi, parla di associazione per delinquere di tipo mafioso. Ecco, ripeto, la procura dovrà decidere su rinvio a giudizi proprio a momenti, se non sbaglio. Quindi il primo capo di imputazione parla di associazione per delinquere di tipo mafioso operante sul piano transnazionale ed articolate in diverse aree del territorio nazionale, aperta parentesi, Umbria, Lazio, Toscana, e quando si parla di Lazio si parla di Viterbo, perché, come dire, nell'atto c'è anche Viterbo, ci sono intere zone di Viterbo.
e quindi operante in diverse aree del territorio nazionale ed estero, finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti, tra cui sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, immigrazione clandestina, traffico di sostanze stupefacenti, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che deriva per acquisire e mantenere la gestione ed il controllo, indovinate un po' di che, delle attività economiche. Quando si parla in questa richiesta di rinvio a giudizio di Viterbo, e si parla di Viterbo, logicamente specificando zone, aree, attività economiche che qui non stiamo a citare perché c'è l'inchiesta in corso, quindi questo tanto per rispondere a chi mi dice tu non fai i nomi non si fanno, i nomi li fa la magistratura. Noi abbiamo il compito di delineare delle logiche e di far capire alle persone dove si sta andando. A parte questo, quando si parla di Viterbo, alla fine i capi di imputazione che riguardano Viterbo riportano l'espressione con l'aggravante, com'è l'espressione esatta, con l'aggravante, insomma con l'aggravante che quel tipo di attività che le persone viterbesi coinvolte svolgevano, sì, con l'aggravante di far parte di un'associazione di tipo mafioso. Ora, non è Daniele Camilli che parla di mafia, c'è una procura. C'è una procura, la procura di Viterbo, che parla esplicitamente di organizzazioni criminali, di Perugia, scusa, c'è la procura di Perugia che parla esplicitamente di presenza di organizzazioni criminali su questo territorio. Una presenza, fra l'altro, ed è singolare questo, che si sarebbe sviluppata tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, in alcuni casi fino al 2002, in altri fino al 2004, in coincidenza con la possibile presenza di Bernardo Provenzano in questo territorio. Qua ti interrompo, Daniele, ci torniamo dopo perché è uno dei passi più interessanti del tuo libro, anche quando parli della morte di Attilio Manca, dell'urologo di Belcolle. Volevo passare la parola a Giacomo Barelli perché Daniele ha citato appunto un'indagine perugina, ha parlato dell'Umbria. Esiste un altro libro molto simile a questo, La mafia a Viterbo, che si chiama appunto La mafia in Umbria, scritto da un giornalista della Nazione che è Claudio Lattanzi, che ricostruisce un po' come ha fatto Daniele attraverso dei documenti e quindi delle prove, possiamo dire, quello che è il quadro dell'infiltrazione malavitosa in un altro territorio apparentemente tranquillo, quello del Perugino e dell'Umbria in generale. In Umbria si inizia, le procure parlano di mafia, come ci ha detto Daniele, si parla di mafia nel sud del Lazio, pensiamo ad esempio a Fondi. È possibile che ci troviamo al centro di un miracolo, cioè a nord del Viterbese c'è la mafia, lo dicono le procure, a sud c'è la mafia, si arriva a sciogliere consigli comunali appunto per mafia, e noi siamo un territorio immune da tutto questo, cioè rappresentiamo un salto nell'infiltrazione malavitosa. Perché succede? Allora, diciamo, il discorso è un pochino più complesso, sicuramente non è così, nel senso, l'abbiamo detto prima, non c'è nessuna zona d'Italia, e questo non lo dico io, non lo dice Daniele, ma insomma lo dicono i fatti e lo dicono le direzioni distrettuali di tutta Italia, immune dalla mafia. Per quanto riguarda la nostra regione, la situazione è piuttosto ben delineata. Tutti sappiamo perché, per quello che riguarda il sud del Lazio, è considerata dal clan dei Casalesi una zona ulteriore, un proseguimento della Campania, e parlo appunto di Frosinone e Latina. Per quello che riguarda la nostra zona, l'Alto Lazio, come dicevo prima, c'è questa apparenza di zona più tranquilla, e probabilmente lo è, nel senso, non siamo considerati un'appendice della Campania. Però su questa dinamica, cioè del fatto che si tenda da parte delle istituzioni a in qualche modo tranquillizzare, io non dico a negare il fenomeno, ma a tranquillizzare, cercando e dicendo e sostenendo più volte che la mafia o le mafie qui da noi non ci sono, anche perché la dinamica che si ingenera è questa: un territorio come il nostro, piuttosto tra virgolette libero da organizzazioni criminali, è un territorio che in qualche modo si rende appetibile agli investimenti. Ne discutevamo anche di questa cosa con il dottor Cantone, ma è evidente altresì che questo tipo di promozione che le istituzioni fanno di un territorio
molto spesso non serve a nulla ed anzi non solo non è appetibile ad investimenti perché gli imprenditori sanno benissimo come funzionano le cose standoci all'interno, ma invece lo rende ancora più vulnerabile perché dire che sul nostro territorio non ci sono organizzazioni criminali operanti significa tenere, come appunto diciamo con altri magistrati che sono venuti a Viterbo e che comunque vanno in giro per l'Italia a cercare invece di tenere alta la guardia, fa sì che nel nostro territorio ci sia una guardia abbassata rispetto a questi fenomeni, rendendoli molto molto più vulnerabili appunto al cospetto delle organizzazioni criminali. Sintetizzando, un'organizzazione criminale, che sia 'Ndrangheta, Camorra o Cosa Nostra, quello che volete voi, troverebbe piuttosto vita facile a tentare di operare all'interno di un territorio come quello dell'Alto Lazio piuttosto che magari fare i loro affari all'interno della Campania, di Casal di Principe, dove sappiamo tutti che in qualche modo si arriva addirittura spesso alla militarizzazione di quel territorio. Quindi questa dinamica che si ingenera, cercare di tranquillizzare per rendere il territorio appetibile, tenendo poi quindi la guardia bassa, ma non soltanto da parte delle istituzioni e della magistratura, ma anche da parte dei cittadini che quindi in qualche modo ritengono che qui da noi sia tutto molto tranquillo e che i soldi che circolino siano tutti soldi sostanzialmente puliti, significa invece prestare il fianco all'arrivo e dare la possibilità a queste organizzazioni invece di vedere come questo territorio come una preda molto appetibile, insomma. No, ma poi volevo aggiungere anche un altro paio di cose, no? In merito ai segnali riguardanti la presenza delle organizzazioni criminali. Nel corso degli ultimi anni c'è stato, se ci fate caso, e basta leggere i siti online, basta leggersi i giornali, un salto di qualità nelle organizzazioni criminali che agiscono sul nostro territorio, quelli che una volta consideravamo organizzazioni comuni. Mentre in passato si occupavano soltanto di un settore specifico, no? Chi faceva le rapine, chi il traffico di stupefacenti, chi l'estorsione. Adesso, da un anno a questa parte, da un anno e mezzo a questa parte, si notano sempre di più delle organizzazioni capaci di agire su più livelli, per cui all'interno di uno stesso gruppo che viene arrestato nel corso di un'operazione di polizia o dei carabinieri o della Guardia di Finanza, quello che si nota è appunto una sorta di salto di livello, di salto di qualità. Mentre prima gestivano solo un settore, adesso all'interno di una stessa organizzazione troviamo più settori gestiti contemporaneamente. Poco tempo fa, conferenze stampe della Questura e dei Carabinieri hanno portato in evidenza delle organizzazioni che facevano contemporaneamente traffico d'armi, traffico di stupefacenti, e il traffico d'armi è anomalo su questo territorio perché prima non c'era, traffico di reperti archeologici, che questo è pure un altro aspetto di cui magari tratteremo dopo, e prostituzione ed estorsione, tutti contemporaneamente. Ora, questi, nessuno nasce imparato, come si dice, no? Qualcuno gli ha trasmesso il know-how. Non penso che esistano delle scuole come la London School of Economics oppure l'Harvard della criminalità. È possibile che queste organizzazioni siano entrate a contatto con altro, abbiano acquisito in questo modo un know-how completamente diverso e abbiano cominciato ad agire diversamente sul territorio, funzionalizzando la loro attività ad altre organizzazioni, mafia, 'Ndrangheta, Camorra, come dimostrerebbe ad esempio l'inchiesta, come potrebbe dimostrare l'inchiesta fatta a Perugia e che vi ho citato prima. Questo qua. Volevo soltanto aggiungere una cosa, che poi trovate anche all'interno del libro. Di queste cose qua, non è che probabilmente i nostri giornali non parlano. In realtà sia gli operatori del diritto, quindi i magistrati su tutti, ma anche gli avvocati di questa zona, anche nei loro atti, hanno nelle pieghe degli atti e dei procedimenti penali che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare, qualsiasi avvocato di questa città e di questa provincia comincia ad intravedere che qualche cosa di diverso rispetto alla criminalità comune c'è. Questo lo sanno chiaramente i magistrati e ce ne accorgiamo noi dall'altra parte leggendo i nostri atti di tutti i giorni.
Aggiungo a questo, e troverete anche questo all'interno del libro, che non è vero, seppur la politica, molto spesso anche quella locale, è stata miope, che la politica non si è mai occupata del nostro territorio. Ci sono degli atti che parlano abbastanza chiaro, e non sto facendo qui un discorso molto anche bipartisan. Mi sembra che il senatore Lumia ha più volte detto in commissione antimafia che questo territorio, citando la città di Viterbo, è comunque territorio di criminalità organizzata. Lo stessa cosa ha fatto l'onorevole Angela Napoli, che per chi non lo conosce è un onorevole calabrese che vive sotto scorta perché proprio per le sue battaglie antimafia, ha detto, e lo troverete all'interno del libro, chiaramente in una delle tante audizioni della commissione bicamerale antimafia, che, citando la città di Viterbo, a Viterbo la mafia c'è. Dunque, cioè, non è che stiamo raccontando cose che in realtà non esistono o di cui non si dibatte. Molto spesso è la percezione che abbiamo noi che viviamo su questo territorio che è distorta, perché tra virgolette gli operatori e i ben informati queste informazioni, come diceva Daniele, ce l'hanno già da tempo, e probabilmente questo libro è, l'ultimo di una lunga serie. E concludo, queste informazioni sono bipartisan, non c'è una battaglia politica sul dire se a Viterbo in queste zone la criminalità opera o non opera, e questo lo trovate nel libro. Insomma, io non volevo dire che... Andiamo a considerare un altro aspetto che tratti nel libro, Mamma Gialla, un carcere speciale che accoglie detenuti anche appartenenti a organizzazioni malavitose, da 'Ndrangheta, Camorra, mafia, un carcere che è stato progettato per ospitare all'incirca 400 detenuti, che attualmente ne ospita più di 700. Proprio nell'ultimo anno, credo, c'è stata un'escalation di articoli sulla stampa locale che trattano il tema dell'esplosione di Mamma Gialla. L'inferno Mamma Gialla è stato il termine coniato dai giornalisti viterbesi. Ha un senso, secondo te, la presenza di un carcere che si trova in questa situazione allarmante, dove la situazione, diciamo, è, per un carcere di massima sicurezza è totalmente fuori controllo, perché penso che hai avuto modo di ascoltare anche chi nel carcere ci lavora e quindi ti possono aver dato delle informazioni su quello che accade là dentro. Sì, la questione di Mamma Gialla va assolutamente affrontata e va assolutamente risolta, perché voi considerate che a fronte di un carcere che è nato, se non sbaglio, nel 1993, è stato messo in piedi nel 93, un carcere che può contenere circa 440 detenuti, allo stato attuale ne ha oltre 730-750, quindi c'è un sovraffollamento. Soltanto che quando si parla di sovraffollamento in un carcere bisogna anche, primo, prendere in considerazione la situazione, tra virgolette, disumana in cui si trovano sia gli operatori del carcere, perché poi a fronte del sovraffollamento c'è il sottorganico della polizia penitenziaria, cioè ci sono meno persone rispetto a quelle necessarie. Per cui, primo, la situazione disumana delle condizioni lavorative e della condizione dei detenuti. Secondo, prendere in considerazione di che tipo di carcere si sta parlando. Il carcere di Viterbo non ha soltanto i comuni, ma c'ha comuni, 41 bis e l'alta sicurezza. Mentre quelli del 41 bis sono rinchiusi all'interno di una struttura apposita, separata da tutto il resto e sottoposti ad un regime carcerario speciale, l'alta sicurezza non è 41 bis, però nell'alta sicurezza viaggiano e vivono persone che hanno avuto a che fare anche organicamente con le organizzazioni criminali. Parlare di sovraffollamento significa anche parlare di contatti tra alta sicurezza, tra detenuti di alta sicurezza e contatti con detenuti comuni, con una differenza, che l'alta sicurezza ha delle limitazioni nel rapporto con l'esterno, i comuni invece hanno i loro colloqui, hanno i loro rapporti con i familiari. Nell'ottobre del 2011 i sindacati di polizia penitenziaria denunciavano una situazione allarmante che per certi aspetti è stata pure presa sotto gamba dall'opinione pubblica. Perché che cosa dicevano? Attenzione, che il sovraffollamento non è soltanto un problema legato alle condizioni di lavoro, alle condizioni di vita. Attenzione, perché il sovraffollamento non fa uscire di testa i detenuti, e il carcere di Viterbo, fra l'altro, è uno dei carceri con il più alto tasso di suicidi. Dopo Roma c'è Viterbo. Attenzione che
Il sovraffollamento potrebbe creare una situazione in cui dei messaggi malavitosi delle organizzazioni criminali dal carcere passano verso l'inferno. Quando un boss mafioso, quando un uomo della camorra finisce in carcere, non è che finisce il suo ruolo, non è che smette di esercitare il suo ruolo, cerca in tutti i modi di gestire l'organizzazione facendo passare dei messaggi verso l'esterno, o usa i familiari, o quando non è possibile magari si avvale di un detenuto comune che, come dire, riporta il messaggio. In questo caso le cose da evidenziare sono anche altre. Perché i sindacati di polizia fanno questo tipo di denuncia? Lo fanno soltanto a livello ipotetico? Non credo, perché i sindacati di polizia penitenziaria sono sindacati seri, quindi se hanno avanzato questa denuncia, se hanno fatto questa considerazione mettendola nero su bianco su un comunicato stampa, vuol dire che hanno avuto sentore di questa situazione e quindi vuol dire che c'è qualcuno all'esterno su questo territorio pronto ad accogliere questo tipo di messaggio. Quindi è possibile che su questo territorio c'è una rete connettiva capace di acquisire il messaggio e di smistarlo su tutto quanto il territorio viterbese. Quando io tratto di prostituzione nel libro, mi è capitato anche di conoscere delle prostitute non italiane che venivano dalle Asturie, quindi dalla Spagna, una zona di crisi economica spaventosa, dove le imprese, dove le industrie hanno chiuso e dove queste persone hanno deciso, per sbarcare il lunario, con famiglia, con mariti consenzienti fra l'altro, di intraprendere la strada della prostituzione e di venirla a fare in Italia, tant'è vero che io la chiamo prostituzione operaia, no? E questa situazione, come è avvenuta nelle Asturie, potrebbe benissimo avvenire qui da noi, anzi già sta avvenendo in alcuni casi. Per cui da una parte c'è questa situazione di profonda crisi economica, dall'altra sul territorio si muovono tutta una serie di reti di cui noi non siamo minimamente a conoscenza, non emergono sulla stampa, la stampa la ignora, però queste reti continuano ad agire e continuano ad incastrarsi pezzo dopo pezzo e magari ad ereditare tutta una serie di strutture che vengono dal passato. Esisteva su questo territorio una struttura, diciamo, parallela come tante altre che hanno agito fino al 1989. Questa struttura poi, dopo l'89, che fine ha fatto? Come si è sviluppata? Con che cosa si è agganciata? Con che cosa si aggancia oggi? Spostiamo l'attenzione su un altro aspetto che tratti nel libro, la morte di Attilio Manca. Recentemente insieme all'Osservatorio Legalità Viterbo è stato realizzato un incontro, un convegno a cui ha preso parte anche il fratello di Attilio Manca, Gianluca Manca, e si è parlato, appunto, il titolo era Bernardo Provenzano, appunto, Attilio Manca, morte accidentale di un urologo del Bel Colle. Se puoi raccontarci questa situazione, questo caso Manca, che poi recentemente è finito proprio sulla stampa perché la procura ha preso determinate decisioni, e se puoi farci il quadro anche di questo. Per chi non lo sapesse, Attilio Manca era un urologo originario di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Sicilia, che nel 2002 entra nell'ospedale di Viterbo. Il 12 febbraio del 2004 viene trovato morto nella sua abitazione di Viterbo, proprio sopra Santa Maria in Gradi, via Monteverdi numero 10 per l'esattezza. Ora, fin da subito la scena della morte, insomma, era anomala. Sarebbe morto perché si sarebbe fatto un'overdose. Ora, parecchie testimonianze, parecchi i genitori, gli amici più stretti, i colleghi,
dicono che Attilio Manca non era un tossicodipendente. Tra l'altro l'overdose anomala, se puoi ricordare. Overdose anomala perché si era bucato con due siringhe poi rincappucciate, e si sarebbe bucato con la mano destra quando lui era un mancino puro, e poi sul pavimento sarebbe stata trovata un... come dire, il pavimento era rotto, una mattonella rotta come se avesse urtato con un corpo contundente, il setto nasale deviato, non deviato, fatto sta che questo viene ritrovato a pancia in giù senza alcuni indumenti, che non si ritroveranno più fra l'altro, in una pozza di sangue. Fatto sta che poi Attilio Manca era anche un urologo capace di fare delle operazioni alla prostata in laparoscopia, e pare che lui nell'ottobre del 2003 si trovasse, tra l'ottobre e il novembre del 2003, questa secondo l'ipotesi dei genitori e non solo, in Costa Azzurra, nello stesso periodo in cui in Costa Azzurra ci si trovava Bernardo Provenzano per essere operato alla prostata. Ora, indipendentemente, ripeto, dagli elementi emersi dall'inchiesta e dalla decisione presa dal PM, dalla Procura di Viterbo, ci sono alcuni fatti che non tornano. Innanzitutto la coincidenza con la presenza di Bernardo Provenzano, non soltanto in Costa Azzurra, per l'esattezza a Marsiglia, ma anche a Viterbo. E questo è un nuovo elemento che andrebbe indagato, perché fino all'anno scorso questa cosa non si sapeva. Poi altri elementi che, come dire, sono interessanti. Ultimamente la madre di Attilio ha pubblicato sul settimanale Gente, se non sbaglio, due documenti interessantissimi, cioè due appunti che Attilio Manca prende sulla carta intestata del Celio, dell'ospedale militare del Celio, dove formalmente Attilio non è mai stato. Però è anomalo che abbia preso degli appunti su carta intestata di cui non poteva disporre liberamente. Magari qualcuno gliel'ha passata, come può capitare, no? Ma magari io scrivo sulla carta intestata dello studio Barelli, no? Perché Attilio Manca prende questi appunti? Perché li lascia? Perché è come se rilasciasse in eredità? Una cosa che però mi premeva dire da questo punto di vista è fare, perché questo è un po' il compito anche dell'associazione, della nostra associazione Osservatorio sulla Legalità, fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo a livello, diciamo, del caso Manca qui a Viterbo. Innanzitutto, diciamo, il caso non è assolutamente chiuso. Dopo quella irrituale, nonché singolare, conferenza stampa della Procura di Viterbo, della quale vi invito a vedere sul sito www.ilcontestoquotidiano.it la versione integrale, perché ci sono alcuni video e alcuni reportage giornalistici, ma la versione integrale della conferenza stampa della Procura vi dà il quadro generale di quello che è lo stato dell'arte di questa vicenda. Diciamo così, vedendo il filmato integrale potreste avere tutte quelle informazioni utili per giudicare ognuno di voi su quale sia stato l'approfondimento più o meno e diciamo le valutazioni che la Procura ha fatto. Io onestamente ritengo che la Procura della Repubblica abbia fatto in buona fede tutto quello che riteneva necessario, però vorrei chiarire un aspetto: il caso non è chiuso perché chiaramente a seguito della richiesta di archiviazione, perché diceva Daniele giustamente, la Procura della Repubblica ha deciso. La Procura della Repubblica non decide, è una parte del processo, c'è un'altra parte in questo caso che è la parte offesa, quindi i genitori di Attilio Manca con il loro legale di fiducia, e ci sarà poi un giudice, perché i genitori di Attilio Manca si sono opposti a questa richiesta di archiviazione, perché viva Dio, in Italia non sono le procure che decidono ma sono i giudici, quindi la magistratura giudicante, e quindi ci sarà un giudice terzo che deciderà se la procura ha sufficientemente argomentato e quindi si deve archiviare, oppure le obiezioni che formula la famiglia su una serie di questioni, su una serie di indagini non fatte, su una serie di elementi che anche Daniele ha raccolto, se su quegli elementi sia il caso di continuare a indagare, o ancora meglio se addirittura sia il caso di andare direttamente a giudizio, perché gli elementi raccolti che alla procura non appaiono sufficienti, al giudice che andrà a decidere sono sufficienti addirittura per fare un giudizio, si chiama in termini tecnici un'imputazione coatta.
Al di là di questo per chiarire appunto che il caso non è assolutamente chiuso. Tutto quello che si sta dicendo, tutto quello su cui si sta indagando, tutto quello anche che passa in TV, quello che i giornalisti come Daniele fanno, è utile a rendere chiarezza. Ciò che in qualche modo però sconcerta me come altri, non solo gli operatori del diritto, è un atteggiamento di chiusura rispetto a un'ipotesi alternativa, quella legittima, formulata dalla Procura, probabilmente più informata di noi, con mezzi sicuramente superiori a quelli dei giornalisti, ma sconcerta questo, il fatto che non si voglia in qualche modo cercare di approfondire. È piuttosto singolare che ciò accada in un caso, diciamo, di suicidio-omicidio, cioè il fatto di non collaborare tra Procura e parte offesa. Questo un po' si ricollega con quello che abbiamo detto all'inizio di questo appuntamento di questa sera. Quale potrebbe essere la chiave di lettura di questa vicenda? Una procura cattiva, una procura sfaticata, una procura che non vuole lavorare? Non credo che sia così, nemmeno credo che sia una procura in malafede. Il problema è un problema culturale, è quello che ci dicevamo all'inizio, il tentativo di rimuovere l'idea che in questo territorio possa essere accaduto qualcosa di tanto grave da ricollegarlo addirittura a Bernardo Provenzano e addirittura un omicidio. Questo fenomeno culturale che in qualche modo tende a salvaguardare un territorio, ma che abbiamo detto prima in realtà lo rende molto molto più vulnerabile, incide anche in alcuni atteggiamenti che la Procura di Viterbo potrebbe aver preso, e quindi nel tentativo di seguire un filone piuttosto che un altro, perché sostanzialmente questo ci rende tutti più tranquilli. Lo abbiamo detto questa sera, ce lo dicono magistrati impegnati nello specifico appunto delle direzioni distrettuali, questo atteggiamento, se fosse questa la chiave di lettura, è sicuramente un atteggiamento che non giova alla famiglia Manca, non giova alla procura per questo caso, ma non giova a tutta la nostra comunità viterbese, perché ci rende molto molto più vulnerabili. Torniamo a parlare, siamo arrivati all'ultima fase di questo incontro di questa sera, della devastazione che le malavite realizzano nei territori. Un argomento che tratta è quello delle arcomafie, cioè come la malavita saccheggia dei territori di beni archeologici e poi li immette su tutto un mercato clandestino fino al mercato delle aste per l'acquisto. Pochi mesi fa è uscito un articolo molto interessante che parlava di Cales su Repubblica. Cales è una città romana antica vicino a Casal di Principe, quindi proprio siamo in un territorio fortemente infiltrato, cioè dominato addirittura dalla camorra. E lì accade qualcosa di particolare, cioè c'è la pesca dei reperti archeologici con le bombe, cioè vanno sul campo dove sotto ci sono le necropoli, mettono l'ordigno, fanno saltare in aria e poi recuperano quello che c'è da recuperare, quindi proprio una devastazione totale. La devastazione, la ruberia delle opere d'arte, dei beni archeologici esiste però anche nel Viterbese, abbiamo tantissimi siti archeologici, soprattutto di area etrusca, etrusco-romana. Esiste però, specialmente a Viterbo, un sito archeologico importante che è la Viterbo Sotterranea, dove si trovano i butti, dove appunto sono sopravvissute al tempo le ceramiche che venivano buttate all'interno di queste strutture. Sei andato a fare un viaggio in questi sotterranei viterbesi, li hai raccontati in un'inchiesta che ha fatto per un giornale locale, l'hai riportata anche nel libro, abbiamo poi anche un filmato che farà vedere ai presenti in questa piazza cosa c'è sotto Viterbo. Volevo chiederti però di raccontare come la malavita produce ricchezza attraverso il commercio, il traffico illegale di beni archeologici e come saccheggia quello che è di tutti i cittadini. Sì, è un'inchiesta che abbiamo cominciato proprio con te, fra l'altro, per conto di un quotidiano locale, l'abbiamo cominciata più di un anno fa e nasceva da, tra virgolette, una semplice, da nobili intenzioni, diciamo, no? Da una curiosità legittima, andiamo a vedere come sono questi sotterranei viterbesi, li raccontiamo in un articolo mettendo in evidenza quelle che sono i tesori nascosti. E ci siamo calati nei sotterranei più volte, l'ultima ci sono andato assieme all'archeologo Alberto Picardo, e infatti vi ho riportato un piccolo filmato di 5 minuti per darvi un assaggio di quello che c'è. E la prima cosa che abbiamo visto è la presenza di scavi clandestini proprio sotto i nostri piedi, perché noi siamo entrati dalla parte di Palazzo dei Papi, sotto Palazzo dei Papi, e poi abbiamo seguito tutta una serie di percorsi che ci hanno portato qui sotto dove siete voi, a Piazza del Gesù, siamo arrivati anche verso Piazza del Comune.
C'è un intreccio di cunicoli innanzitutto straordinario che si sviluppa su più livelli e ogni livello corrisponde ad un'epoca storica, per cui si parte veramente da quando il mondo era una palla di fuoco, come si dice, cioè dal periodo etrusco, il periodo romano, tutta la zona medievale. Ci sono cisterne medievali straordinarie, ci sono silos, tombe etrusche, pozzi etruschi, fino ad arrivare a rifugi antiaerei dell'ultima guerra mondiale e alle cianfrusaglie, diciamo, degli anni 50 e 60. Accanto a questo degli scavi clandestini di notevoli dimensioni, noi ne abbiamo contati 35, in una zona limitata al centro storico di Viterbo, una piccola zona del centro storico di Viterbo, e quelli che abbiamo visto sono quasi tutti quanti attivi, scavi clandestini che non solo rappresentano, portano al saccheggio delle opere d'arte cittadine, considerate sul mercato clandestino un piatto medievale vale 90.000 euro, non solo portano a mettere a repentaglio non soltanto la sicurezza delle case, perché è capitato di trovare lo scavo clandestino e poi le scale che portavano all'abitazione privata di una persona, non solo mettono a repentaglio, ripeto, la stabilità, perché quando un tombarolo scava non è l'archeologo che va dalla stratigrafia, sta lì, pulisce e fa attenzione. Questi con il martello buttano giù intere pareti, fanno dei carotaggi anche con dei macchinari molto sofisticati. Racconta per cui il passaggio da una zona all'altra, magari che era stata murata, quali sono i buchi che fanno questi tombaroli e dove sei passato? Sì, fanno dei buchi veramente micidiali, anche a rischio della propria vita, perché io se fossi loro, insomma, se un piatto vale quello che vale, come ho detto prima, però insomma veramente la loro vita è a rischio perché lavorano in condizioni a dir poco barbare. Ma poi tutta questa situazione mette a contatto Viterbo con le cosiddette archeomafie, perché il tombarolo adesso non è più quello di una volta che vendeva all'antiquario al massimo, che vendeva al parente, che vendeva all'amico. Ora innanzitutto difficilmente potrebbe vendere al vicino di casa, perché il vicino di casa, a meno che non è una persona ricchissima, difficilmente acquista come faceva in passato. Per poter far uscire questi beni e per poterli fare uscire verso l'esterno della provincia di Viterbo, deve inevitabilmente entrare in contatto con i canali delle mafie e far viaggiare questi beni sugli stessi percorsi, sugli stessi canali del traffico di droga, del traffico di stupefacenti e del traffico di esseri umani, facendoli uscire, ad esempio, come ci raccontava a noi una persona, Giulio Laurenti, che stasera doveva essere qui ma ci ha avuto problemi di salute e non è venuto. Lui è un esperto, ad esempio, di archeomafie, che ci raccontava come escono da questo territorio attraverso i caravan, attraverso i container che magari partono dal porto, dove arrivano e a che cosa serve. E servono essenzialmente per fare riciclaggio, anche perché sono degli strumenti di riciclaggio favolosi. Non solo, un'altra cosa che mi ha colpito: nel settembre del 2011 viene indagata una società umbra che pare fosse collegata al clan dei Casalesi e gestisse un residence di 300 abitazioni. Ora questa società, ed è un aspetto che ripeto mi ha colpito, aveva metà del capitale sociale investito in opere d'arte, investito in beni archeologici, quindi insomma un motivo c'è da questo punto di vista, se poi fra l'altro è collegata anche a quel tipo di organizzazione. Quindi nel sottosuolo viterbese c'è questa situazione, e magari adesso noi che stiamo qui parlando, stiamo chiacchierando, c'è qualcuno che sotto di noi scava, fa danno non soltanto alla cultura, non soltanto alla stabilità del suolo, perché ci sono intere parti dei sotterranei che sono proprio svuotate ed altre parti che sono crollate, tant'è vero che magari qualche avvallamento del terreno che notiamo in superficie potrebbe essere riconducibile pure a questo tipo di attività che è intensissima. Daniele, vogliamo mandare il filmato così vi facciamo vedere cosa c'è sotto Viterbo, anche
alla gente che ci sta ascoltando. Sì, il filmato riguarda una piccola fase dell'escursione fatta con Alberto Picardo e un paio di scavi clandestini che abbiamo filmato e individuato. Se ci sono domande dal pubblico, l'autore è pronto a rispondervi. Non ci sono domande? Poi facciamo dire qualcosa ad Alberto, che ci ha chiesto di intervenire. Bene, io sono un archeologo, dirigo il progetto internazionale per la ricerca della tomba del Papa Alessandro IV. Sono arrivato a Viterbo 8 anni fa e dopo 5 anni ho iniziato le ricerche e studi sui cunicoli di Viterbo. E grazie a queste ricerche sono riuscito a conoscere tutto il percorso interno di questa città, che è veramente incredibile. E ho rimasto anche stupito perché certamente il fatto e il fenomeno di Tumbaroli a Spagna esiste, ma dopo iniziare con il progetto Alessandro IV, che è un progetto di grande, diciamo, movimento, dopo iniziare a ricercare e studiare questi cunicoli, ho rimasto stupito veramente del fenomeno tumbarolistico e anche delle archeomafie che si muovono sotto la stessa città di Viterbo. Grazie a Roberto e a Daniele abbiamo potuto anche capire meglio questo fenomeno e vedere molte delle situazioni che veramente sono sconvolgenti, perché queste situazioni dei tombaroli, dell'archeomafia no, perché sono veramente complesse, ma dei tombaroli si potevano capire negli anni 70, 80, magari anche 90, ma oggi per oggi, nel 2012, è una cosa patetica per questa città. E non solo per questa città, sino per questa provincia e anche per il nord della provincia, della regione del Lazio italiana. Perché? Perché veramente grazie a loro abbiamo riuscito a fare vedere, non solo a voi adesso con questo filmato e al quotidiano che dove c'è il filmato completo un'ora, alla cittadinanza, sino fare capire anche agli organismi, ossia gli enti pubblici competenti, superintendenze, comuni, provincia, regione, questo fenomeno. Anche alle forze dell'autorità, le quali sono state anche coinvolte dentro queste ricerche e investigazioni, no? E per me che sono straniero mi risulta anche patetico, posso dirlo così perché io adesso non ho più peli nella lingua per parlare, e come da un anno che abbiamo iniziato queste investigazioni non si è fatto mai manco, e lo dico alla Viterbese, un cazzo. E siamo andati giù anche con dei personaggi importanti di qualità, io sono andato anche giù con personaggi politici di rinome, e è tutto uguale. Se volete andiamo tutti noi insieme a fare un giro, dopo questa ci prendiamo una bottiglia di vino, andiamo giù e fare un percorso e vi faccio vedere come veramente i tumbaroli da 2 settimane fa fino adesso hanno continuato a lavorare. Hanno aperto più porte, hanno aperto più buchi, e ve lo trovate tra poco forse a casa come era negli anni 70, no? È assurdo, è veramente assurdo, perché veramente io questi cunicoli li ho trovato, li ho conosciuto, diciamo, 5 anni fa, erano già iniziati a riaprirsi. Dopo che è uscito il progetto Alessandro IV e il ritrovamento della sua tomba sotto il cuore del Duomo, c'è stato un altro boom proprio. Non è che lavorano in campagna nelle tombe etrusche a ricercare queste tombe, queste vasi, che lo fanno pure tanto, è che proprio lavorano nella città, giorno a giorno. Cioè, oggi per esempio alle 4 forse ci sarà un tumbarolo o anche alle 10 che è entrato a un cunicolo a scavare. E questa è una cosa assurda, che si tolera, che si dà la possibilità di fare questo lavoro. Grazie a loro due, a Roberto Pomi e a Daniele Camilli, che ha seguito molto questa faccenda, che infatti ci ha riuscito anche a portare alla Rai 3 per fare un documentario su questo fenomeno, si è cercato di poter farlo vedere al pubblico. Perché? Perché pure gli enti pubblici non si rendono conto, non hanno interesse. Per Vitti, a Santa Rosa per esempio è stato spogliato il palazzo del Vescovo, l'hanno rubato un bel po' di cose, no? Ma non è quello tanto di andare giù sul palazzo a rubare, dove sono riusciti a entrare. È anche quello che stanno a fare sotto. Perché sotto non è che ci sono solo tombe etrusche, butti medievali. E che pure, diciamo purtroppo, grazie a Dio, non so perché, mi sono fatto pure amici dei tumbaroli. E loro stanno a ricercare
i voti papali adesso. Hanno ricominciato anche a ricercare la tomba che io ricerco. Cioè, io mi ho fatto un mazzo così per avere i permessi, per avere sette atenei universitari, per fare ricerche di qua e là, per cercare i finanziamenti. E loro mi hanno invitato ad andare con loro. Una cosa assurda. E purtroppo io sono archeologo, non ci posso andare. Magari non ero archeologo, ci andavo. Così me lo portavo a Spagna e lo vendevo il corpo ai americani. Come fanno loro? Come fanno le archeomafie? E veramente il lavoro che fanno loro in queste inchieste e in fare vedere queste situazioni, anche perché poi abitano in quella città e lo fanno, diciamo, a immagine, a faccia aperta. Veramente un lavoro encomiabile, cioè, magnifico, perché è un segreto, cioè, è una realtà che tutti conoscete. Tutti avete avuto quello che ha fatto un butto sul palazzo medievale accanto, quello che lo vuole fare, quello che lo farà. Ma vi dico, veramente è assurdo che oggi, nel 2012, ancora questa realtà esiste. E poi che non è che una realtà dei tombaroli locali, che quella già, diciamo, è vecchia. È una realtà che sta a ritornare su un'archeomafia, un giro molto più complesso che, come dice bene Daniele, si vincola alla droga, alla prostituzione. Cioè, si sta da spago, liberissimo spago, e in città stessa, non solo alla prostituzione, come lui dice, non solo alla droga, sino anche al saccheggio. È assurdo che si spendano i soldi per comprare i piatti che i tombaroli prendono, che le archeomafie prendono. Per fortuna all'estero, come l'ho fatto sapere a loro due, è molto più difficile adesso portarli. Per fortuna i ricchi di intorni sono invecchiati e non li comprano più perché c'hanno tantissimi già. Per fortuna forse anche i figli di questi ricchi sono più impegnati a comprare il vestito del materazzi o la Ferrari che a comprare questi piatti. Allora si è ridotto un po' il giro, ma non più di tanto, perché il giro adesso è una riempire i magazzini per un giorno svuotarli. E su questi giri si sono stati messi da tutti i tipi di persone, e oggi per oggi si continua a fare. È un peccato che delle fondazioni, delle associazioni, dei personaggi spendono i soldi su queste cose che sono alla fine illegali, che rimangono anche tante altre a casa dei privati, che manco se sapranno, e restringono il conoscimento e la coscienza della storia della città, a che gli enti pubblici, università, per non dirvi i nomi, non investano su queste faccende, perché l'investimento di voi cittadini sulla ricerca, sul ritrovamento, alla fine vi riporta la possibilità di avere dei musei di alti pregio, perché i vostri reperti archeologici, già dell'epoca di Bonaparte, di Alessandrini, di Luciano Bonaparte, sono stati massacrati e portati fuori dall'Italia, fuori di Vulci. Volete farla finita? E questa è l'ultima parola che dico. Grazie Alberto, speriamo che le tue ricerche possano avere successo e che trovino anche i giusti finanziamenti. Grazie a Daniele Camilli. Volevo fare anche io un ringraziamento, grazie per averci seguito fino alla fine, grazie ad Alberto che ci ha accompagnato nei sotterranei. E poi volevo ringraziare anche una ragazza, questa qua, che si chiama Giulia Maggini, che quest'anno, e questo è, insomma, è stata una bella sorpresa e un buon auspicio, ha deciso di dedicare la sua tesina di diploma, la sua tesina di maturità, al problema della mafia a Viterbo e alla questione di Attilio Manca. Quindi, insomma, sta lì Giulia, fra l'altro, questo sì. E questa è stata una bella scelta, perché la maturità è un momento particolare della vita e, insomma, uno magari la vorrebbe passare tranquillamente, invece lei ha scelto un argomento molto complicato che fa ben sperare e fa capire quanto è importante svolgere il proprio dovere da giornalista, indipendentemente da tutto, indipendentemente anche dai rischi che si possono correre ma che si accettano, perché appunto è il nostro dovere. Quando uno aderisce ad un'etica, ad una deontologia, e tutti i cittadini dovrebbero farlo, deve essere disposto anche a correrli. Grazie. Grazie Daniele. Grazie anche all'avvocato Giacomo Barelli, e soprattutto grazie
ad Andrea Baffo e Filippo Rossi perché hanno messo in piedi questa, questa splendida manifestazione che Caffina. Abbiamo però una domanda. Più che una domanda, un consiglio. Che cosa può fare il semplice cittadino, lo chiedo anche a te, per porre argine, comunque per contribuire al, non dico alla soluzione del fenomeno perché sei ancora in fase di studio, ma insomma in pratica il cittadino, cioè che possiamo fare? Poi magari ti dà anche la sua di risposta Daniele, io ti do la mia che non è la mia, ti do la risposta che dava Paolo Borsellino per quello che riguarda il fenomeno della mafia. Che cosa si può fare? La prima cosa che possiamo fare tutti è parlarne, come diceva Borsellino, parlatene sui giornali, parlatene nelle scuole, continuate a parlarne. Capisco che questo sembra poco, ma come abbiamo cercato di far capire, non è poco, non è poco per niente, perché molto spesso non se ne parla e molto spesso si omette. Quindi stare qui e parlarne a Viterbo, a Parma, a Pavia, a Modena, piuttosto che a Trapani, a Caltanissetta, a Palermo, è già un grande passo avanti. E questo non lo dico io, non lo dice Daniele, ma lo diceva Paolo Borsellino, che ha pagato con la vita. Guarda, io vengo dalla Puglia, lo so bene, quindi non è semplice parlare di un fenomeno che ancora non si vede, non è tangibile. Guarda, da una parte condivido quello che dice Giacomo ed è un punto di riferimento, dall'altra vivere il quotidiano nella legalità, a partire dallo scontrino fiscale, per poi arrivare anche a questioni ben più ampie, e questo già aiuta, cioè vivere la propria quotidianità come persone oneste, viverla nella legalità. Dall'altra, un altro consiglio che do è mettere da parte il quieto vivere, no? A volte le persone di fronte a determinate situazioni per quieto vivere non le denunciano, fanno finta di niente, e rifiutare il quieto vivere, parlo del mio punto di vista, e vivere nella legalità, nel rispetto delle leggi, nel rispetto dei valori della Costituzione italiana, perché già rispettare quelli quotidianamente, trasmetterli ai propri figli, trasmetterli nelle scuole, quelli è, se uno riesce a fare questo tipo di lavoro non ci sarebbe bisogno nemmeno di parlare di mafia. E dall'altra scandalizzarsi quando ad esempio i giornali non ne parlano, quando fanno finta di niente, quando ad esempio esce la notizia della richiesta di archiviazione della procura sul caso Attilio Manca e tutti dicono il processo è chiuso. Ed è capitato non solo questo, ma è capitato pure che di fronte a questa decisione, che come dice giustamente Giacomo, ma come dice il codice di procedura penale, è la decisione della procura, poi, e fra l'altro c'è pure una richiesta di rinvio a giudizio, fra l'altro, in quel caso, e quella è la decisione della procura, poi ci sarà la sentenza, eventualmente, se ci sarà il processo, se si arriva al processo, però è un punto di vista quello della procura. La procura che fa il suo lavoro, il problema non è la procura, sia chiaro, il problema ad esempio sono i giornali a volte che non ne parlano, che quando la procura parla, dice ho chiesto le archiviazioni, quelli già emettono la sentenza, alcuni giornali. A me è capitato di leggere un articolo dove per il solo fatto di seguire il caso Attilio Manca mi si dava dello sciacallo. Cioè dello sciacallo, e addirittura si invocava la procura contro di me perché esercitavo il mio dovere da giornalista. Come? Siamo arrivati al punto dove non solo non si deve parlare, non si può parlare, ma addirittura se se ne parla uno viene definito sciacallo e si chiama la procura ad intervenire e si chiude l'articolo dicendo che devo pagare salato. Poi alla fine il giornale ha chiuso, ma per altri motivi quel giornale, però a me stupisce, questo è l'atteggiamento che a me... La procura non è intervenuta. No, ma certo, ma sarebbe veramente imbarazzante, cioè la procura è una procura repubblicana e democratica, lì staremmo a parlare delle procure fasciste, che come dire, quello è un periodo che è passato, viva Dio, no? Ecco, di fronte a questo, quindi vivere onestamente il quotidiano, trasmettere onestà e non quieto vivere ai figli, e dall'altra scandalizzarsi quando uno non ne parla,
nonostante il fenomeno sia conclamato. Quando sono stati sequestrati, e correggimi Roberto se sbaglio, che tu stai molto più attento di me alla rassegna stampa, quando sono stati sequestrati questi due beni a Fabbrica di Roma, ne ha parlato soltanto, se non sbaglio, il nuovo Corriere Viterbese. Quando la collega Federica Lupino ha parlato, ha fatto l'intervista a questo imprenditore che ha voluto mantenere l'anonimato, giusto, sbagliato, noi giornalisti abbiamo delle regole, nella carta deontologica ci si dice che se una fonte vuole mantenere l'anonimato, va mantenuto l'anonimato. Ecco, quando lei ha trattato questo argomento di quell'imprenditore di cui parlavamo prima, invece di esserci una reazione da parte della cittadinanza, a che punto siamo arrivati? No, questa persona ci ha avuto i suoi problemi, è stata chiamata, è stata redarguita, è stata rimproverata. Ecco, questo è l'atteggiamento che dal mio punto di vista andrebbe assunto proprio quotidianamente. Grazie, buonanotte a tutti.